Corvo Nicola, rappresento l'azienda Santa Camilla e sono un piccolo produttore del Molise. La nostra filosofia è l'allevamento e poi è tutta la trasformazione in metodo antico. Il discorso nostro è che lavoriamo le carni, quindi il capocollo più che il guanciale e via di seguito, e più abbiamo il camino, che noi lavoriamo solo nella fase invernale, diciamo, quindi noi a marzo, diciamo aprile, ci fermiamo e poi ripartiamo un'altra volta quando è ottobre, insomma i primi freddi e via di seguito. E niente, praticamente noi facciamo l'asciugatura di un laboratorio a norma, insomma tecnologico, e poi tutte le fasi della stagionatura noi le andiamo a fare su delle stanze dove abbiamo il camino e nostro camino che usiamo, siamo entrambi per fare tutto il discorso, sia per un po' di caldo per asciugare, sia per un po' di fumo, insomma. Noi la soppressata nostra è quella del Molise, che prima di tutto viene fatta diversa da tutte le altre soppressate, che è solo il filetto del maiale e ci aggiungiamo un po' di grasso giusto per la morbidità della carne, e poi dopo asciugata viene schiacciata nelle tavole. Quindi praticamente come si faceva nei tempi che ci hanno insegnato i nonni, praticamente viene schiacciata e poi viene fatta stagionare. Questa è la classica tipo soppressata molisana. Sono Luca Pallotta, vivo a Capracotta e oggi qui rappresento il caseificio Pallotta, una piccola realtà a conduzione familiare situata nell'Appennino centrale, nel paese più alto a 1421 metri. Lì è un paese dove c'è l'aria buona e pulita e c'è l'aria secca, e questo ci permette di fare questi formaggi. Formaggi che vengono tutelati dall'Associazione Italiana Allevatori insieme ad Italia Alleva, una piattaforma ministeriale che va a certificare dal singolo litro di latte all'ultimo formaggio venduto. Noi abbiamo sposato un criterio della qualità, una filosofia molto semplice ma che non permette di vivere solo a noi ma anche alla nostra filiera, ovvero i nostri allevatori. Per questo, se oggi il mercato nazionale sta stracciando i prezzi del latte, vediamo ad esempio i pastori sardi, noi abbiamo stipulato una trattativa con un prezzo base di 48 centesimi per poi arrivare con i premi qualità fino a 55-56 centesimi. Questo ci permette di controllare la materia prima e ci permette di fare dei prodotti anche senza pastorizzazione, ovvero la flora batterica del latte, la parte buona che ci dà gusto, ci dà sapore, ci dà cremosità, noi la riportiamo tutta all'interno dei formaggi. Oggi qui abbiamo portato alcuni prodotti che sono la pietra miliare della nostra azienda, quali ad esempio il caciocavallo macchione. Questo formaggio, a differenza del caciocavallo classico, essendo in forme da 20 kg, quindi molto grandi, stagionando non è molto amaro, è molto secco perché stagiona lentamente, quindi è saporito ma cremoso. Poi abbiamo una novità che stiamo producendo da circa 2 anni, che è il morbidone, un formaggio al latte crudo con latte di pascolo stracchinato, fermentato naturalmente. Questo permette un'alta digeribilità dei prodotti e prima di tutto sappiamo ciò che mangiamo. I nostri animali vengono alimentati solo con fieni di fibra lunga, non ci sono insilati e non ci sono cereali OGM. La nostra azienda nasce a Nuova Criternia da una vecchia masseria e produce il vino dal 2008. Quest'anno invece a dicembre è stato il primo vino imbottigliato e abbiamo fatto l'Aglianico e il Molise Rosso. Il Molise Rosso è il classico Montepulciano, quindi 100% biologico, e perché insomma abbiamo sposato proprio questa idea, è una scelta di essere più naturali possibili. Infatti gli unici trattamenti che affrontiamo sono zolfo e rame e in acciaio, e l'Aglianico proprio un po' di legno ripassato un pochino nella botte a legno, il resto tutto naturale. Abbiamo olio, vino e l'espositore, è sempre stata un'idea biologica. Allora, tutta questa idea l'ha avuta il mio moroso, il mio fidanzato, il mio compagno, che rendessero un po' l'idea del biologico e della carta riciclabile, e quindi stampando appunto la sua idea di etichetta. E infatti l'ultima cosa che vi dico è che l'etichetta riporta la sua impronta, parteciperà all'evento della migliore etichetta europea. E niente, sono dei vini buonissimi, ottimi, tra 2 mesi imbottigliamo anche la Falanghina, bianco, sempre biologico. Tutto bio, viva la natura, viva il Molise e la Puglia.